Ci troviamo alla piscina Francesco Scuderi di Catania, dove per l'undicesima giornata del campionato maschile di pallanuoto di Serie 1 è in programma il derby di Sicilia fra la Nuoto Catania e l'Ortigia Siracusa. Nell'ultimo turno l'Ortigia Siracusa ha superato nella piscina Caldarella la Roma Nuoto con il punteggio di 9 a 4. Dopo primi due tempi molto equilibrati, solo al cambio vasca gli Eretusei sono riusciti ad imporre agli avversari i propri schemi, ottenendo una meritata vittoria e facendo un importante passo avanti in classifica. La Nuoto Catania, con l'imbattuta capolista Brescia, ha potuto fare ben poco, andando incontro ad una sconfitta per 13-6, che in ogni caso era nei pronostici. A dispetto del risultato finale, bisogna sottolineare come i catanesi a tratti siano anche riusciti a tener testa al gioco del Brescia. Oggi i siracusani partono con i favori del pronostico, ma si sa, in un derby può succedere di tutto. E i giocatori delle due squadre si conoscono molto bene, fra le altre cose, e sicuramente in ogni caso daranno vita ad un incontro entusiasmante. Valerio Banchieri, presidente dell'Ortigia Siracusa. Presidente, questa cosa è un punto guadagnato. Come si è messa la partita, tutto sommato è un punto guadagnato per entrambe le squadre, un risultato giusto, una partita molto combattuta, entrambe le squadre ci tenevano, si conoscono, sanno quali sono i punti forti dell'una e dell'altra squadra, direi che tutto sommato è un risultato giusto. Per nulla natalizio, perché si sono picchiati come fabbri, ci tenevano entrambi a vincere, poi alla fine la divisione della posta deve essere tutta. Ortigia ha iniziato la discesa in vasca con una maggior determinazione ed è partita bene. Catania abbiamo visto che era un motore diesel, è partita lentamente, poi con il terzo tempo giunto per il 5-1 si è addirittura partita in vantaggio. La squadra che ha raccolto diversi punti proprio in questo modo. Magari anche una partenza rendita, una partenza in difficoltà, è successo anche in Napoli, e poi ha portato a casa il risultato che era. Sapevamo anche questo, sapevamo che noi avremmo avuto una partenza sprint e che comunque non sarebbe stato sufficiente per e anche il terzo tempo in particolare. Adesso pausa natalizia, ti riprendo il 5 gennaio, avete una sfida con una squadretta, che squadra? Sì, con un gruppetto di ragazzini che si faranno a livello ecco, la migliore squadra del mondo, con i migliori giocatori del mondo, sarà per noi un'occasione soprattutto per celebrare la cittadina dello sport, il nuovo anno, faremo delle manifestazioni collaterali, quindi siamo ben lieti di ospitare i migliori giocatori del mondo, speriamo che venga tanta gente alla cittadina proprio per essere stata. La ringraziamo e grazie per il dalla piscina di Via Azzurria per Globus Television Nello Failla, finita 11 pari la stracittadina fra Catania e Ortigia. Abbiamo qui con noi il presidente Torrisi, un risultato tutto sommato giusto. No, direi di sì, credo che abbiamo assistito a uno splendido derby, queste sono le partite che fanno innamorare di questo sport. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto, giocando dal primo fino all'ultimo istante della partita. Poteva vincere chiunque, ma credo che il pareggio sia il risultato più giusto e credo che abbiamo festeggiato l'ultima partita dell'anno nella maniera migliore. Voi avete iniziato un po' in sordina, poi questo splendido terzo tempo, questo 5-1 di parziale, vi siete rientrati in partita e alla fine l'avete riequilibrata. Ma questo purtroppo è quello che stiamo facendo in tutte le partite, cominciamo sempre male e poi la squadra pian piano cresce in acqua. In questo momento io coglierei l'aspetto positivo, che è quello della forza di reazione che ha questa squadra. Certo, se riusciamo a migliorare le partenze, credo che il girone di ritorno possa darci le soddisfazioni, anche perché abbiamo avviato un percorso di crescita costante nelle ultime partite. Infatti io vi ho visto abbastanza bene, quindi siamo assolutamente positivi per quanto riguarda il proseguo del campionato. Ah sì, questo senz'altro, anche perché abbiamo pareggiato contro una grande squadra, l'Ortigia è la quarta forza del campionato e ci sono dei giocatori di livello internazionale e quindi io sono fiducioso che le prossime partite, se giocate con questa grinta, con questa determinazione, con questa mentalità, ci daranno delle soddisfazioni. Il nostro obiettivo è quello ovviamente di cercare di migliorare in classifica e di ottenere punti più che possiamo. Giochiamo partita dopo partita. Qual è la vostra posizione ideale, mettiamo che finisse il campionato oggi, quale sarebbe la vostra aspettativa di posizione in classifica? Gli obiettivi che erano a inizio campionato erano quelli di salvarci senza play-out. In questo momento siamo in zona play-out, però vediamo, insomma, il campionato ancora è lungo, credo che abbiamo perso dei punti importanti all'inizio del campionato e contiamo di recuperarli.
Benissimo, allora che il brindisi di oggi valga anche per buon augurio per le prossime partite. Grazie, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Igo, della partita ha già parlato il tuo grande capo, Mario Torrisi, ma inizialmente all'inizio del campionato voi avete avuto dei problemi nella gestione di questa squadra, che, insomma, ci vuoi accennare qualcosa tu? Ma all'inizio del campionato avevamo i 6 tredicesimi della squadra nuovi, quindi sicuramente c'è stato un problema di trovare gioco, di trovare schemi nuovi. I nuovi giocatori ovviamente si sono integrati a poco, peccato perché abbiamo incontrato e perso in casa due dirette antagoniste per la salvezza, però credo che oggi si è vista una gran bella partita, una ripresa già la settimana scorsa col Savona, e quindi speriamo bene nel futuro, vorremmo non andare ai play-out e quindi salvarci come l'anno scorso con una certa tranquillità e sicurezza. Devo dire che il risultato di stasera, la settimana scorsa, fanno ben sperare. C'è stato un terzo tempo in cui abbiamo visto una Nuoto Catania esprimersi a livelli veramente alti. Sì, c'è stato un parziale credo di 5-1 a nostro favore. Sì, ti confermo 5-1. Partiamo sempre purtroppo col piede sbagliato, siamo andati sotto di 3, ma al terzo tempo, che è il tempo decisivo, la partita di pallanuoto si gioca terzo e quarto tempo, e il terzo tempo veramente abbiamo mostrato i muscoli, abbiamo fatto vedere quello che realmente sappiamo fare e che non abbiamo fatto all'inizio del campionato, quindi bella partita, poi partita maschia veramente. Tra l'altro sentita fra due, non solo in vasca ma anche nelle tribune. Sì, bellissima cornice, devo dire che anche se avessimo perso, questa è stata una giornata di sport bellissima, perché si è visto una piscina piena, tra parentesi, fra due compagini assolutamente amiche. Consideriamo che la presidenza dell'Ortigia e la presidenza della Nuoto Catania sono stati avversari, io ho giocato contro Valerio Vancheri, quindi si ripropongono sicuramente dei duelli che dureranno sempre, ma che l'importante è il terzo tempo, che abbiamo visto come i giocatori si sono abbracciati a fine partita. Adesso godiamoci qualche pandoro e qualche panettone. Alla ripresa del campionato come siamo messi? Alla ripresa del campionato abbiamo una partita difficile, andiamo in Liguria col quinto, il quinto è una matricola, però è una matricola che va bene, che ha un grande allenatore, peraltro un amico che ha giocato anche a Catania, non sarà una partita facile. Speriamo invece quella successiva col Bogliasco di fare altri punti per salire in classifica. Grazie, in bocca al lupo e buone feste. Grazie a voi. E allora Beppe, che partita hai visto dalla panchina? C'è passa molto, intanto si è già sentita fra le due, già le due tifoserie facevano una bella caciara, in campo i ragazzi se ne sono dati di santa ragione, però sempre al massimo della lealtà e sportiva. Beh, lo spettacolo di pubblico oggi è stato la Serie A, poi queste sono spesso partite dure, tra l'altro il nostro è uno sport di contatto, quindi fa parte del gioco, però io non ho visto cose che sono trascese nella violenza fino a se stessa, per cui alla fine è venuta fuori secondo me una partita gradevole da vedere, tra l'altro con un punteggio che è stato sempre in bilico fino alla fine, quindi diciamo, per noi è un punto che importante, anche se non stravolge la nostra classifica, però ci consente di fare un passo in avanti rispetto alla nostra autostima. Infatti noi prima dicevamo, insomma, un sano combattimento sportivo, è chiaro che non stiamo parlando di danza classica, esatto. È chiaro che il contatto fisico in acqua c'è e ci deve essere. Come hai visto la partita? C'è stato un inizio un po' lento dei tuoi o è stata Siracusa a partire aggressiva? Diciamo che noi siamo partiti male, loro hanno sfruttato quelle individualità che spesso e volentieri durante il campionato in Coppa hanno fatto la differenza, ma più demerito nostro che merito loro, ecco, questo bisogna dirlo. Infatti, perché poi la squadra ha cominciato a macinare il gioco e quel terzo tempo è stato veramente degno di nota, con notevoli spunti tecnici che hanno portato ad un parziale di 5-1. Io non mi ricordavo esattamente il dato, cioè del 5-1, però è chiaro che quel tempo ha fatto la differenza, ha messo in mostro penso anche la Nuoto Catania ben preparata da un punto di vista atletico, perché ripeto non è facile reggere il confronto con squadre del genere mantenendo la stessa intensità per tutti e quattro tempi.
e spesso e volentieri il terzo tempo è quello che fa la differenza. Noi in quel frangente siamo stati molto bravi, e non dico perfetti perché ovviamente la perfezione non è cosa terrena, diciamo molto bravi sicuramente sì. Quindi sicuramente questo punto che arriva ti renderà felice le vacanze natalizie? Se è indubbio che mi fa felice, ma io sono molto felice della prestazione, perché ripeto, il punto per la nostra classifica non è qualcosa di sconvolgente, è un punto che dà fiducia e comunque fosse andata, la prestazione era degna di una partita del genere e probabilmente un po' meno felice avrei gioito per la prestazione, ecco. Vigo Lamantia ci diceva che inizio campionato la squadra, considerando che era stata cambiata per la quasi totalità, ci sono stati dei problemi di affiatamento fra i giocatori. Adesso forse non li vediamo più, o c'è qualcosa ancora da rimodellare? C'è sempre qualcosa da migliorare sicuramente, ma più che di problemi, e sono fasi fisiologiche, cioè assemblare un gruppo di giocatori che per 9-13 se non sbaglio era qui per la prima volta, di culture diverse, non è semplice, però io anche nei momenti meno felici della nostra stagione ho sempre riconosciuto a questa squadra una grande volontà durante gli allenamenti, e quindi quel detto che dice che il lavoro quasi sempre paga, in questo caso si sta vedendo sul campo. Allora, complimenti per questa splendida partita che c'è stata al Francesco Scuderi, e speriamo di rivederci presto per qualche altra partita importante. Grazie. E buone vacanze. Anche a voi tutti e ai vostri teleascoltatori, grazie. Grazie a te. Un giusto pareggio fra Nuoto Catania e Ortigia Siracusa in questo che è stato il derby di Sicilia. Un incontro, a parte la parte iniziale, in cui l'Ortigia è passata avanti di tre lunghezze, poi è stato recuperato da Catania, che ha concluso con portandosi addirittura in vantaggio nel terzo tempo. Quarto tempo in vantaggio ha recuperato Siracusa, e l'incontro si è concluso col punteggio di 11 pari. Per quanto riguarda l'inizio, la ripresa del campionato, l'Ortigia giocherà in casa contro Recco, mentre Nuoto Catania andrà a far visita al Genova Quinto.